vent'anni dalla sua prematura scomparsa, il Centro Espositivo Antonio Berti dedica una suggestiva mostra incentrata sulla passione dell'artista per l'incisione. Andiamo un po' a scoprire di chi si tratta. Legato da un lungo rapporto artistico e di affetto non solo alla città di Sesto Fiorentino per nascita, ma anche alla Galleria La Soffitta, Spazio delle Arti, che è stato uno dei primi luoghi ad ospitare le opere del grande maestro Piero Ninkeri, da lui stessa fondata, insieme ad altri artisti. Inoltre questa mostra vuole essere un percorso complesso ed originale di ricerca e drammaticità dell'artista stesso, dove l'occhio dell'artista che prova a fermare l'impressione convive con l'occhio del fotografo che tenta di immortalare il momento. La sua opera pittorica copre più di 30 anni di attività. La ricerca è incentrata su soggetti cari al suo sentire. Corpi nudi, animali simbolici, ambientazioni in penombra riempiono costantemente le sue tele. Poco a poco le tele diventano storie complesse, ricche di allusioni letterarie, metafore musicali, dove però a prevalere è sempre la figura umana. Con gli anni la tecnica diventa più affinata e le sue ultime opere sorprendono per la resa di oggetti, fiori, corpi che emergono da cieli aperti, da interni con finestre su paesaggi, sullo sfondo con architetture tipicamente toscane. Ninkeri lascia in eredità 280 lastre incisorie, prodotte dal 1963 al 1998.
A questo punto non mi resta che lasciare la parola al qui presente artista Francesco Mariani, nonché presidente dell'Associazione per la divulgazione dell'opera Piero Ninkeri, suo degno e devoto allievo, e quindi chi meglio di lui può lasciarci una preziosa testimonianza. Piero è stato una persona molto positiva perché ha abbracciato l'opera artistica, diciamo, della parte adolescenziale della giovinezza. Quindi tanti giovani hanno posato per lui, compreso chi vi parla, ma non mi vergogno a dirlo, amando veramente la sua anima, condividendo la parte intimistica, condividendo i dolori, le passioni, tutto ciò che nella vita può comportare un vero rapporto di amicizia. Lo ritengo così perché nella fattispecie di questa mostra abbiamo fatto un taglio veramente innovativo, andando alla ricerca della parte fotografica, perché Piero è stato anche un fotografo della sua arte, prendendo la parte speciale, anche si può dire, dei giovani, dove ha scattato migliaia di fotografie, e scattando migliaia di fotografie lui condivideva la parte anche del particolare per riproporla sulle opere. È stato un artista ammirevole e amabile. Considerato a livello internazionale uno splendido pittore, Piero Ninkeri è presente con un dipinto nella sezione di arte contemporanea italiana in America, scegliendo non a caso la città di Costa Rica, proprio perché è libera da forza militare. Piero Ninkeri inizia giovanissimo con il disegno e la pittura, rimanendo folgorato nel vedere la Venere di Botticelli negli Uffizi di Firenze. Poi contemporaneamente si appassiona in modo smisurato all'arte incisoria, che dirà essere disegno più qualcos'altro. La prima operazione da compiere su una lastra è la pulitura e la sgrassatura. La sgrassatura si fa mediante solventi e la pulitura attraverso delle carte abrasive più o meno granite. Prima incide la cera o la lastra stessa, poi impressiona la lastra tramite l'acquaforte, un'altra tecnica a lui cara, in una bacinella di acqua e acido. Oppure incide la lastra direttamente con un bulino o altro strumento tecnico trovato di fortuna. E questa qualità lo farà eccellere in qualità artistica. Infatti questo percorso monografico accentua la bravura di Ninkeri sull'opera grafica e non a caso la mostra viene intitolata Il segno inciso di Piero Ninkeri. La lastra è pronta per essere immersa nell'acido, è già stata protetta anche nella parte posteriore, e viene immersa in questa soluzione di acido nitrico e acqua. Per coloro che verranno a visitare la mostra potrà essere abbastanza immediato vedere come la fotografia non necessariamente era un bozzetto o una parte preparatoria dell'opera, bensì una parte stessa, e attraverso appunto l'utilizzo di medium diversi, dall'incisione alla fotografia alla pittura, di cui lui è ovviamente maestro, ci permette di indagare quello che sono il suo animo, no? Anche tormentato per la propria necessità di esprimersi in un momento anche storico molto complicato per lui. Abbiamo voluto inserire una serie di acqueforti prodotte dal nostro tra il 1964 e gli anni 90, per cui è possibile anche osservare un'evoluzione nel linguaggio artistico che si muove da un ductus all'inizio più deciso, più scabro, e che affronta
affronta temi come l'amore, la dicotomia tra Eros e Thanatos, per poi evolversi nel corso dei decenni successivi in un tratto più morbido, più leggero, ricco di sfumature chiaroscurali e di effetti che danno l'idea quasi di una sinfonia di grigi all'interno di sopra di queste lastre. Noi spettatori ci troviamo di fronte ad opere in bianco e nero, dalle piccole e grandi dimensioni. È un'occasione unica per percepire l'animo e l'ispirazione del pittore, del suo travaglio interiore e della sua esistenza quotidiana, che si compenetra nel suo percorso artistico. Infatti la sua eccellenza è raggiunta dal connubio di abilità pittorica e incisoria e la resa del proprio vissuto, gioie, dolori, battaglie, resilienza. La forza del bianco e del nero esprime la potenza dell'artista e le sue ombre, le sfumature della sua complessa personalità. Questa lotta di cromature rivela un'identità multisfaccettata, profonda e sensibile. Quasi al limite dell'ossessivo, esprime la volontà di raccontare la realtà e le sue rappresentazioni, con rimandi alla letteratura, alle arti figurative, alla musica, al cinema, dove viene perpetuata una grande arte. È solitario, soffri di un certo isolamento, ma l'idea alta di arte può ricordare la ricerca ontologica di Cézanne. Infatti Ninkeri non aspirava al successo, né a opere monumentali, ma portava avanti una disinteressata ricerca verso la conoscenza dell'io. L'impegno continuativo nel campo delle vetrate artistiche gli conferì quella autonomia economica che gli permise di dedicarsi alla ricerca artistica, facendo dell'opera la sua vita. Piero fu per tutta la sua vita un artista libero. Perché Piero dipinge e ridipinge sempre lo stesso quadro? Ma non si sente già abbastanza appagato da quelle figure, quei veli e quei gatti? Cosa ci trova di così urgente, tanto da trascorrere tutte le ore che ha a disposizione a dipingere lo stesso soggetto? Tommaso Paloscia.